Benvenuti al Punto, un'altra trasmissione di approfondimento politico-amministrativo dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata e salutiamo Damiano Stufara, Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Salve. Benvenuto e benvenuta a Sandra Monacelli, capogruppo dell'UDC. Salve. Partiamo dalla situazione politica nazionale, dal perturbato clima parlamentare, da diatribe a tutto campo alimentate, almeno sulla carta, dalla poco rispetto a documenti programmatici condivisi, leggasi Patto del Nazareno, tra PD e Forza Italia, ma anche da lotte intestine all'interno degli stessi partiti, diciamo tutti o quasi. Come leggete voi la situazione e soprattutto le riforme sul tavolo, istituzionali e strutturali in genere, verranno portate a termine o no? Damiano Stufara. Ma io credo che il clima che si respira in questo momento nel nostro Paese segni la crescita di una distanza che ora si fa abissale fra le discussioni dei luoghi del potere, del cosiddetto palazzo e quella che è la condizione materiale di vita delle persone che sono alle prese, diciamo, con difficoltà sempre crescenti e con gli effetti di una crisi economica che dura ormai da molti anni e che non accenna a mollare la propria presa. Insieme a questo mi pare che c'è un di più in questa ultima fase, diciamo, con l'avvento di Matteo Renzi alla guida del governo del Paese. Si assiste a una svolta, diciamo, neocentralista e neoautoritaria, attraverso la quale si intende chiudere un cerchio per far convergere nell'uomo solo al comando il complesso dei poteri di questo Paese. Come leggere altrimenti, diciamo, da un lato le riforme costituzionali che anche in queste ore stanno animando il dibattito in Parlamento e la riforma del meccanismo elettorale dopo che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il cosiddetto Porcellum. Il fatto che sarà sempre di più il governo a detenere quello che prima era un equilibrio di poteri fa sì che appunto il dominus sia Matteo Renzi, che tenta di piegare tutti ai suoi voleri, senza però avere, diciamo, la capacità di lasciare un segno programmatico con la dovuta nettezza. Si è concluso pochi giorni fa, poche settimane fa, il semestre italiano alla guida dell'Unione Europea. Ecco, se chiedessimo a chiunque degli osservatori italiani o internazionali qual è stato il segno di quel semestre a guida italiana del continente, temo che nessuno sappia rispondere, perché c'è stata anche in questo caso una inconsistenza, cioè non c'è stata la capacità di affrontare i nodi di fondo, perché comunque il fatto principale che a me sembra di poter dire, e concludo, è che continua il nostro Paese ad essere sostanzialmente una colonia di altri potentati e di altri poteri europei. La Germania, le banche internazionali, la cosiddetta Troica che in Grecia decide dei destini di quel popolo, anche in Italia, magari in maniera più tenue, ma fa sentire il proprio ruolo, perché, diciamo, influenza ogni aspetto della politica nazionale. E Renzi, al di là della facciata da decisionista, sembra molto supino di fronte ai voleri dei poteri economici. Allora, Sandra Monacelli, Stufara ha definito l'Italia colonia di alti potentati e poteri europei, insomma è una riflessione abbastanza forte, no? Cosa ne pensa lei e soprattutto come legge questa situazione attuale? Ma sì, indubbiamente una visione un po' marcata, che però insomma mette in luce alcune criticità sulle quali alla fine, pur con le dovute distanze, mi trovo anche a, come dire, a condividere in alcuni passaggi. Che dire della situazione politica italiana? Indubbiamente hanno prevalso i tatticismi sulla logica delle strategie, sulle strategie complessive che debbono guidare il Paese. Beh, noi per anni abbiamo, come dire, assistito ad un coro di voci che provenivano da destra, da sinistra, ma soprattutto da sinistra quando la destra governava, o anche da destra quando era la sinistra a farlo, che le riforme andavano sempre costruite in maniera collegiale, che non dovevano essere fatte a colpi di maggioranza, e invece qui siamo arrivati al paradosso. Per tanto tempo, per un po' di tempo, si è cercato di lavorare fianco a fianco, il cosiddetto patto del Nazareno, che doveva servire almeno per lavorare tra la maggioranza e parte delle minoranze presenti nello scacchiere parlamentare, però insomma alla fine sul photo finish hanno prevalso, come dire, le logiche tattiche di ricomposizione all'interno del Partito Democratico, delle divisioni che si erano venute a consumare, piuttosto a una visione organica e strategica della politica. Questo che cosa sta comportando? Quello che stiamo vedendo in questi giorni, la trasformazione del Parlamento in una sorta di trincea, una sorta di Vietnam, un tutti contro tutti, mettendo addirittura in forse o in crisi la stessa approvazione delle riforme fino a poche settimane fa condivise. E il tutto per far cosa? Per andare dietro a quelle presunte divisioni dove questa sorta di dualismo che c'è tra il Premier e il segretario di partito torna in qualche maniera a farsi avanti. Un ruolo sicuramente difficile quello che sta incarnando Renzi, perché ripeto, al di là dei distinguo, delle appartenenze politiche eccetera, è indubbio che rispetto ad un'antipolitica imperante un po' tutti abbiamo affidato, anche il mio partito o quello che ne è rimasto del mio partito a livello nazionale, un po' attorno a questo, su questo personaggio, le speranze di ripresa della politica. Ciò nonostante va detto che oggi c'è molta confusione che sta animando il dibattito. Allora, Stufara, prima di entrare in argomenti che riguardano in special modo l'Umbria, quindi la realtà regionale, ecco, diciamo la sinistra, no, a livello parlamentare, anche vista in prospettiva, dopo anche l'esperienza di quanto ci indica insomma, la situazione greca con Tsipras eccetera, una sinistra molto frastagliata dobbiamo dire oggi, poi parleremo anche a livello di scenario regionale, ma a livello nazionale come crede possa ricompattarsi, se si ricompatterà la sinistra oppure andrà nuovamente frastagliata come ha fatto fino ad oggi? Io penso che nel nostro continente ci siano esempi da guardare con grande attenzione, con grande favore, non soltanto il caso greco che è certamente il più importante e il più emblematico, dove SYRIZA, che in greco significa coalizione della sinistra di alternativa, è un soggetto che oggi ha la maggioranza, la larga maggioranza del popolo greco, ma 5 anni fa aveva il 4%, è bene ricordarlo. Quindi c'è una mobilità del voto che è data dal fatto che, diciamo, gli ancoraggi ideologici vengono meno e è molto di più la condizione delle persone, le risposte che si tentano di dare a quella condizione a orientare anche la distribuzione del consenso. In Spagna altri soggetti, penso a Podemos, si preparano a vincere le elezioni nel prossimo autunno e così in diversi altri paesi. L'Italia è un po' più indietro perché ha una situazione di maggior frammentazione fra i vari soggetti e questo è, diciamo, il retaggio e le conseguenze di scissioni e di diciamo, giochi di potere, mi viene da dire, che negli anni passati si sono esercitati. La prospettiva dal mio punto di vista non può che essere quella, da un lato, di ricostruire l'unità delle forze della sinistra e dall'altro di farlo però su una discriminante molto netta. Gli italiani, come gli europei, oggi stanno più male perché le politiche di austerità sono state l'unica ricetta che si è offerta alla crisi. Quelle politiche hanno salvato le banche private, ma hanno ammazzato i popoli, hanno fatto precipitare nell'indigenza milioni di persone che appunto non hanno più lavoro, non hanno la possibilità di mantenere un livello dignitoso di vita. La sinistra si ricostruisce se c'è la capacità di costruire un fronte contro l'austerità, contro le politiche che oggi vedono appunto come principali interpreti Angela Merkel, la cancelliera tedesca, insieme alla Banca Centrale Europea e alla Commissione Europea, ma che appunto hanno degli egregi interpreti anche in Italia, perché appunto non è che Renzi metta in discussione quelle politiche. L'Italia nella fase del governo Monti, poi riconfermato anche da Letta e non messo in discussione da Renzi, ha firmato un trattato europeo che ad esempio la obbliga a fare 30 miliardi di tagli alla spesa ogni anno. Quando si è di fronte a questi numeri è necessario sapere che per risparmiare ogni anno 30 miliardi in più di euro bisogna chiudere gli ospedali, bisogna togliere l'assistenza sanitaria, bisogna riformare ulteriormente le pensioni, bisogna smettere di investire per la ripresa economica, lo sviluppo e la crescita della domanda interna attraverso un aiuto ai redditi, e invece appunto altri soggetti non vengono toccati. Di welfare ne parleremo tra poco. Sandra Monacelli, frastagliamento a sinistra non è che poi non avviene in altre parti, no? Voglio dire, l'area di centro frastagliata più non posso, no? Anche in questo caso. Adesso abbiamo visto anche i parlamentari di Scelta Civica confluire quasi completamente nel Partito Democratico. Insomma, l'UDC che fa? Beh, insomma, vale la regola che se Sparta piange Atene sicuramente non vive una condizione altrettanto felice. Mi sembra che il quadro sia in fermento e in movimento, ma al di là di quella che è la confusione generale per un clima di particolare difficoltà a livello economico, la crisi internazionale, i rapporti difficili e anche l'anima da trovare nel contesto europeo per cercare di ridimensionare una sorta di doppio binario esistente, dove i paesi del nord vivono una particolare situazione e quelli del sud nell'area del Mediterraneo un'altra, e quindi cercare di trovare una sorta di integrità e di rotta sulla quale camminare insieme. Credo che alcune riflessioni, come dire, dentro casa vanno comunque fatte. È vero che la Costituzione italiana, tanto per non evadere la domanda del dove va l'UDC e che cosa è successo con Scelta Civica, la Costituzione prevede che per i parlamentari ci sia una sorta, come dire, senza vincolo di mandato, così recita la Costituzione, però è anche altrettanto vero che ultimamente è invalsa invece un altro tipo di moda da parte del parlamentare, che è quello di prendi il bottino e scappa, cioè parlamentari, persone che vengono in virtù di questa legge che ad oggi c'era e che ancora c'è, nominati da poche persone, che stanno nelle segreterie di partito, all'atto in cui si formano le liste, vengono messi in posizioni chiave, in posizioni decisive, entrano di sicuro in Parlamento, una volta entrate in Parlamento e poi decidono in maniera autonoma, in maniera libera, di tornare a seconda del migliore offerente dove batte di più il cuore. Questa è stata la scelta, per esempio, per alcuni parlamentari di Scelta Civica, peraltro legati anche alla nostra regione, faccio riferimento alla Lanzillotta ad esempio, che ha preso anche i voti dell'UDC, che ha concorso per arrivare al famoso 8% che gli ha consentito di entrare in Senato. Una volta entrata in Senato è tornata laddove era arrivata. Questo, diciamo, che è una forma invalsa ultimamente nella politica italiana, che sicuramente non giova a, come dire, a ridare un'immagine di credibilità e superare il distacco che si è venuto a determinare tra la classe politica e la cosiddetta realtà civile. Per quanto riguarda l'area alternativa al blocco di centrosinistra, mentre tutto sommato, al di là di quello che accade nella parte più sinistra-sinistra dello schieramento, sembra che abbia trovato la sinistra attorno alla figura di Matteo Renzi una sorta di perno sul quale investire, sul quale puntare la propria attività e la propria programmazione, la confusione più totale regna nell'area di centrodestra, che non riesce a trovare un minimo comune denominatore, e in termini di figura rappresentativa ma anche in termini di idee proposte, e invece viene, come dire, va sempre più affermandosi una sorta di strategia dello scindere ancora di più realtà micro ad oggi esistenti. Allora, prima in un certo qual modo l'ha anticipato Stufara il tema del welfare, parliamo di welfare, un tema che nell'ultimo periodo viene preso in considerazione con costanza e preoccupazione in ogni sede. Lo stato di salute delle famiglie, del reddito e quindi del lavoro sarà con ogni probabilità uno dei punti cardine di ogni programma elettorale che le varie coalizioni presenteranno per le prossime elezioni regionali di maggio. Ne parleremo dopo in maniera più approfondita anche di questo appuntamento. Allora, qual è la situazione in Umbria, Stufara? Lei tra l'altro nella prima legislatura è stato proprio assessore in questo settore, in questo ambito. Ecco, come legge questa situazione? Sì, io ho avuto modo per anni di occuparmi di queste materie e ho tentato di dare un contributo a far sì che ci fosse da un lato la volontà politica di destinare maggiori risorse a queste politiche e dall'altro la capacità di spendere al meglio queste risorse evitando inefficienze o sprechi che in precedenza esistevano. Quello che è il mio rammarico in questo momento è l'osservare che quello sforzo sia stato in qualche misura disperso, con conseguenze molto negative anche sulla popolazione. Qualche giorno fa l'agenzia Umbria Ricerche ha diffuso il rapporto economico e sociale sull'Umbria, diciamo, con una fotografia molto attenta allo stato, tanto dell'economia che delle famiglie della nostra regione, aggiornato a poche settimane fa, quindi diciamo è la fonte analitica più recente. Da quello studio è emerso come il dato della povertà e dell'indigenza in una regione tradizionalmente capace di ridurre la forbice sociale, cioè la disparità fra chi sta peggio e chi è tanto ricco, è schizzata alle stelle, cioè è raddoppiata, ma nel vero senso della parola, negli ultimi 3 anni il dato della povertà. Questo ci deve far riflettere perché si è persa, a me pare, la capacità politica di impegnare lo sforzo dell'attività istituzionale, le riforme che vengono messe in campo per aiutare i soggetti più deboli, perdendo per questa via anche un tratto identitario che per tanto tempo ha caratterizzato i governi regionali, cioè l'essere, a differenza di quello statale, più attenti a chi rischia di trovarsi in maggiori difficoltà e mitigare quelle difficoltà. In una regione come la nostra, dove, tolta la siderurgia e l'acciaieria di Terni, la gran parte del prodotto interno lordo è fatta attraverso i consumi interni, non sostenere i redditi delle famiglie significa anche non sostenere l'economia, significa impedire che le nostre aziende possano vendere le proprie produzioni, significa pertanto alimentare una spirale recessiva che ha visto l'Umbria pagare maggiormente rispetto a tante altre aree del nostro paese gli effetti della crisi. A me pare che sia mancata questa visione strategica e sarà tanto più importante recuperarla e acquistarla per il prossimo futuro, perché nei prossimi mesi, ad esempio, si deciderà l'allocazione e l'utilizzo dell'ultima grande partita economica che ci troveremo a gestire. Essendo venute meno le risorse statali, adesso si fa tutto soltanto con le risorse dell'Unione Europea, con i fondi strutturali. Si avvia in queste settimane il nuovo settennato, cioè la programmazione che durerà per i prossimi 7 anni. A seconda di come si allocheranno queste risorse si potrà avere o no la capacità di modificare queste tendenze che a me sembrano particolarmente negative e che sono, io penso, la responsabilità dei limiti del governo regionale di questi anni. Monacelli, lei spesso interviene su questo tema del welfare, sulle famiglie, l'aiuto alle famiglie. Stufara dice in sostanza bisogna garantire alle famiglie, no, un minimo di reddito per poter affrontare un momento difficile che dura ormai da troppo tempo. Ecco, qual è secondo lei il giudizio da dare sulle proprie politiche di welfare portate avanti in questa legislatura e soprattutto cosa avrebbe fatto lei, insomma? Beh, io credo che il giudizio non possa essere, come dire, sufficiente rispetto ad una condotta e a un risultato che è quello che veniva poco fa tracciato. L'Umbria è oggi più povera rispetto a 5 anni fa e questo non può essere, come dire, un tema di lettura che va inquadrato esclusivamente nel contesto di una crisi che c'è e che riguarda tutti allo stesso modo, perché la crisi che c'è richiede anche degli strumenti, una fantasia, come dire, al potere, una sorta di attitudine anche ad avere il coraggio di cambiare, e invece questa è stata la scusante per poter scaricare su qualcun altro le responsabilità di cose che con poco coraggio non sono state realizzate. È vero che c'è stato un taglio e che continuerà ad esserci nel corso di questi anni, ma i tagli invocati e da parte del governo nazionale a seguito di quelli che erano stati gli impegni anche europei, ma non solo europei, dovevano in prima battuta tendere a ottenere altro tipo di risultato, e cioè eliminare quelle sacche di grasso o di dispersione come dire, che non producevano né ricchezza né servizi, ma che se ne andavano sugli aspetti come dire, organizzativi o malamente organizzativi di alcune strutture. Per esempio nel campo della sanità è vero che i soldi mancano e che ce ne vorrebbero di più, ma è anche altrettanto vero che c'è un'organizzazione che spesso difetta. Io in più di un'occasione ho voluto porre l'accento sulle cose che non vanno, perché se ci infortiamo tutti in una sorta di dibattito, come dire, obbligato nel dire i conti della sanità umbra sono eccellenti, tant'è che l'Umbria viene indicata come una delle regioni che fa scuola nel contesto italiano perché ha i conti in regola, e poi non ci rendiamo conto che esistono delle disfunzioni organizzative che ogni tanto mettono a rischio il cattivo funzionamento di un sistema, vuol dire che non abbiamo capito qual era l'organizzazione effettiva di questo settore, che andava riorganizzato tenendo conto delle rinnovate esigenze e delle nuove necessità. Per fare questo è chiaro che oltre al ragionamento sulla sanità va affrontato anche quello che riguarda le grandi crisi del nostro territorio, crisi sulle quali i sistemi approntati sono stati spesso parolai, ci si è persi dietro a 1000 parole, 1000 impegni puntualmente disattesi, ed oggi la situazione è ancora più peggiore, se possibile, rispetto a un anno fa, dove non ci sono risposte concrete, ma soltanto risposte di carta, un piano per lo sviluppo che non ha funzionato e che non si accinge nemmeno a dare risultati, quindi il giudizio non può essere assolutamente di assoluzione né tantomeno positivo. Allora, entriamo in un altro argomento. Stiamo registrando questa trasmissione, oggi è lunedì 16, stiamo registrando questa trasmissione a pochi minuti dall'inizio dei lavori d'Aula dell'Assemblea legislativa, dove si discuterà della legge elettorale con la quale si andrà a votare nel prossimo mese di maggio. E il fatto che Damiano Stufara sia relatore di minoranza, scusate, in questo caso la dice lunga su quale saranno, no, i lavori, il clima dei lavori in Aula tra poco su una legge elettorale non condivisa né da alcuni partiti più piccoli della coalizione dell'attuale maggioranza né tantomeno dal centrodestra. Stufara, cosa accadrà secondo lei? Questa è una domanda, diciamo, alla quale è difficile rispondere e non credo di essere in grado di fare previsioni diciamo, che possono tranquillamente essere smentite in aula fra qualche ora. Posso dire che fin qui si è assistito ad un brutto spettacolo. Il Partito Democratico ha cercato, come se fosse da un sarto, di confezionarsi un abito su misura per le proprie esigenze. L'obiettivo che il PD ha affermato è quello di avere nella prossima Assemblea legislativa la maggioranza assoluta dei seggi, pur non avendo e non avvicinandosi nemmeno troppo alla maggioranza assoluta dei consensi degli umbri. Nel momento in cui si scrivono le regole del gioco, e la legge elettorale è uno degli atti più squisitamente politici, dove, diciamo, dalle scelte che si assumono dipende la qualità della democrazia e anche la possibilità di rispettare quello che è il dettato costituzionale, che vuole il voto di ciascun cittadino uguale al voto degli altri. Io ho forti perplessità che si possa affrontare questa partita nel modo con cui è stata affrontata. Con il minimo scarto possibile si è approvata in commissione una proposta che fra qualche ora sarà discussa dall'Aula. L'Aula ovviamente ha la possibilità di fare tutto quello che ritiene, di cambiarla completamente, quindi io non posso dire, certo. Non posso esprimere un giudizio conclusivo, questo lo si potrà fare soltanto a seguito dell'approvazione di una legge. Posso dire che però si arriva a questa discussione così importante, che segnerà, diciamo, l'atto principale di questa parte finale della legislatura, in una maniera molto molto sbagliata, dove le paure del PD di, diciamo, rendere contendibile ai vari schieramenti il governo della regione l'hanno portato ad avanzare la proposta forse peggiore della storia del regionalismo delle nostre terre, perché doveva difendere un interesse di bottega. Io credo che quando si è di fronte a queste paure le soluzioni non possono che manifestare tali debolezze, e oggi avremo bisogno di tutto fuorché di questa debolezza della politica. Siamo in conclusione, come vedete mancano 3 minuti e mezzo. Sandra Monacelli entra in aula battagliera? Assolutamente sì, una gran brutta pagina di riforma istituzionale, di una falsa riforma istituzionale annunciata in lungo e in largo, doveva caratterizzare in positivo questa legislatura fatta di 1000 impegni, nella sostanza è stato tutto un bluff. È stato un bluff il ruolo ricoperto dal Presidente della Commissione, ma anche quello giocato dal Partito Democratico, sia come partito che come classe istituzionale. Hanno messo in piedi un siparietto dove in realtà con pochissimi voti e con poche certezze volevano portare a casa qualche soddisfazione e qualche certezza in più. Certo, qua ormai i posti si sono, come dire, numericamente assottigliati, si passa da 30 a 20, quindi c'è un grande appetito e c'è, come dire, meno cibo per i commensali, questo è un po' tradotto in soldoni. Ma al di là di questa, che può sembrare una, come dire, una chiosa del tutto irrilevante, c'è un altro aspetto, la forte preoccupazione di doversi misurare in maniera democratica e la forte preoccupazione di dover ripetere quello che è già accaduto per il Comune di Perugia, per cui dopo aver messo in un angolo la possibilità di andare, nonostante Renzi, quello che ha detto per mesi, cioè che andava eletto il sindaco d'Italia, per esempio, così come a livello regionale doveva valere la logica del doppio turno, quindi al di là delle sacche, come dire, di privilegio e di protetti, ma questa è anche in attuazione di quella che era stata la sentenza, il parere della Corte Costituzionale. Qui si è deciso niente di doppio turno, niente voto disgiunto, ma soltanto una sorta di blindatura, basta un voto in più per una coalizione che ovviamente, avendo puntato sulla disgregazione comunque complessiva, a quel punto avrebbe garantito il 60% dei seggi attribuiti all'Aula e quindi come dire, una possibilità per mettere d'accordo solo il Partito Democratico, perché poi l'altro problema che si è posto al PD è stato il rapporto con gli alleati. In questi 5 anni non sono mancati, come dire, i rilievi fatti all'interno della coalizione di centrosinistra, per cui alla prima occasione il Partito Democratico ha pensato di mettere tutti fuori gioco, concedendo qualcosa soltanto all'alleato più fedele, non leale ma fedele. Questa è stata l'operazione che il PD ha perseguito sin dall'inizio, non ha guardato in faccia niente, nessun rispetto democratico, perché non ha previsto una soglia minima oltre il quale poter avere una, come dire, un premio di maggioranza per governare, ma qui il problema è governare a che punto e ha senso a discapito della democrazia. Questa è la regola di fondo. Allora, in un minuto ruberemo 30 secondi, quindi 30 secondi per uno. Scenari futuri dopo le elezioni regionali di maggio. Stufara, come li vede? Come vede la composizione del Consiglio regionale? Intanto gli umbri hanno la possibilità di innescare anche nel nostro territorio e a partire da esso nel nostro paese una stagione di cambiamento come in altri paesi dell'Europa, la Grecia sta lì a testimoniarlo, sta già accadendo. Io mi auguro, Tsipras, insomma, sarà una... Io sosterrò la necessità di costruire una coalizione alternativa a quella del Partito Democratico, che ormai si qualifica come una forza centrista a tutti gli effetti, perché ci sia una politica diversa da quella di questi anni. Chiarissimo. Sandra Monacelli. Che il Partito Democratico sia forza centrista io aggiungerei, ma non troppo, per cui ritengo che rispetto ad una regione amministrata in maniera sempre uguale e anche con una legge elettorale fatta proprio per conservare ciò che nel passato c'era, la collocazione dell'UDC di me personalmente non può essere da quella parte, ma sarà sostegno del candidato Claudio Ricci. Allora, sarete comunque, vi candiderete per le prossime elezioni? Io ho annunciato da tempo e confermo quella mia volontà dopo 10 anni di impegno in regione. Si rottama che seguono, a neanche 40 anni, quindi è una neanche 37 anni, ma penso di aver interpretato una fase lunga della mia vita nell'impegno istituzionale e penso che quell'impegno debba essere una parentesi nella vita di una persona. Assolutamente. Sandra Monacelli ci sarà? Ma non ho deciso al 100% se candidarmi o meno, comunque ovviamente non farò il tifo per la sinistra. Bene, grazie per la vostra presenza a questa trasmissione, ringraziamo Damiano Stufara, Rifondazione Comunista per la Federazione della Sinistra, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Sandra Monacelli, capogruppo dell'UDC. Grazie a voi per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.